Grazie per l'iniziativa, grazie per il lavoro che fai nel forum regionale. Grazie. Io penso che sia un'iniziativa importante. Provo a dire alcune cose, sapendo che il tema dell'usura è un tema che ovviamente è molto legato alla crisi. Il problema dell'usura è un problema che c'è sempre, ma che diventa sempre più grave, sempre più stringente, si rischia di diffondersi sempre di più nei momenti di crisi. L'abbiamo già visto con la crisi economica iniziata nel 2008, nel momento in cui c'è una difficoltà economica degli operatori, quando c'è una situazione difficile dal punto di vista dell'economia, purtroppo le mafie hanno a disposizione risorse provenienti dagli affari illeciti da mettere a disposizione di una serie di attività, tra cui l'usura. E quindi in questi anni, ma devo dire anche prima della pandemia, soprattutto al nord, il tema dell''ndrangheta in particolare, ma anche la camorra nel Veneto, che si presentano come società di servizi in grado di fornire agli imprenditori e alle imprese, dal appunto finanziamento fino al recupero crediti, fino in alcune realtà l'accelerazione dei permessi, è un fenomeno che ormai stiamo verificando da tempo. Quasi tutte le ultime inchieste che ci hanno portato ad arresti, sia in Lombardia, sia in Veneto, sia in Piemonte, sono molto segnati da questa caratteristica, cioè l''ndrangheta, la camorra, che hanno risorse sufficienti per presentarsi agli imprenditori come società in grado di fornire servizi e, come ci ricorda sempre la procuratrice Alessandra Dolci, trovando spesso nelle imprese una disponibilità, nel senso che di fronte un servizio non si sta tanto a guardare a chi lo fornisce. Poi questo, come dicevi prima tu, bene tu, comporta il fatto che spesso si entra in un circuito che peggiora la situazione e spesso fa venir meno la stessa titolarità dell'azienda, però questo è quello che succede. È evidente che in un momento di crisi come questo, in cui nonostante lo sforzo che ha fatto lo Stato, i governi rispetto ai ristori, rispetto a una serie di altri provvedimenti per far pesare il meno possibile sulle attività economiche, il lockdown, è evidente che c'è più domanda, se possiamo metterla così, e quindi c'è più rischio, sapendo che il tema non è solo quello degli esercizi commerciali. C'è un tema che è assolutamente, diciamo, patologico, che è quello dell'usura legata al gioco d'azzardo, però stiamo parlando complessivamente di tutte le imprese che possono essere a rischio usura. Ed è importante da questo punto di vista, so che Confesercenti lo fa, sia a Milano sia a livello nazionale. Ed è molto importante che le associazioni di categoria e i corpi intermedi spieghino, raccontino quanto danno fanno queste, quanto danno fa l'usura, quanto danno fa l'infiltrazione della criminalità organizzata nell'economia, quanto violenta la stessa concorrenza, la criminalità organizzata in questo modo.
Comunque, io penso che si debbano fare delle cose, io penso che dobbiamo sapere che il fenomeno non si ferma al prestito e alla restituzione, è ormai molto evidente dal punto di vista degli esercizi commerciali che c'è un interesse della criminalità organizzata ad appropriarsene per anche partendo magari dall'usura di fronte alla impossibilità per la persona usurata di pagare gli si prende ci si fa cedere l'esercizio che poi diventa un esercizio commerciale utile per riciclare i proventi illeciti. Tutto questo comporta la necessità di un'attenzione maggiore, secondo me. Parto da questa cosa rispetto alle proposte. Io credo ci voglia più attenzione rispetto a queste compravendite. È stata abolita qualche anno fa la norma della legge Mancino che obbligava a segnalare tutte le compravendite di esercizi commerciali e a fare verifiche rispetto alla provenienza dei finanziamenti. Quella norma va ripristinata perché oggettivamente c'è il problema, la prefettura di Milano su questo sta lavorando, sta mettendo in rete una serie di banche dati, da quelle della prefettura a quelle della DIA, a quelle della Camera di Commercio, proprio per poter interdire anche acquisti di questo genere. Detto questo, sullo specifico dell'usura, guarda, io metto lì alcune proposte, alcune idee su cui stiamo lavorando anche, per esempio, con la Cattolica o altro. Il primo tema è la repressione. Dobbiamo, io credo, pensare seriamente se non sia utile creare dei pool, non so, degli aggregati, dei gruppi di procuratori della Repubblica in ogni realtà che si occupino di questo, che approfondiscano, che abbiano gli strumenti per intervenire su questo. Io credo che serva che ci siano persone competenti e che hanno approfondito il tema per contrastare meglio l'usura. Se riusciamo a fare questo, io penso che si possa fare un'altra cosa fondamentale, che è sul modello del codice rosso. Io credo che noi abbiamo bisogno di provare a applicare per l'usura delle misure che vadano a tutela della persona usurata che denuncia, perché si deve poter fidare e deve poter essere messa quella persona in sicurezza subito, esattamente con la logica del codice rosso. Quindi procuratori esperti che immediatamente danno la precedenza alla persona che denuncia e valutano la situazione e immediatamente mettono in sicurezza chi ha denunciato. Poi c'è un tema che riguarda la prevenzione. Guardate, qui ci sono diverse norme che sono state fatte negli anni per, diciamo, tutelare le persone che vanno in difficoltà, contraggono debiti e non riescono a ripagarli. Tutelare vuol dire evitare che debbano ricorrere all'usura per uscirne. Ci sono alcune norme, secondo me vanno un po' migliorate, altre
altre vanno fatte. Dico, la prima norma che c'è, che è una norma recente, è la norma che consente una sospensione di 2 anni al sistema bancario, una sospensione di 2 anni per poter transare eventuali debiti che non riescono a essere pagati. È una norma importante, è il 41 bis della legge di bilancio, mi pare, dell'anno scorso. È una norma importante, è una norma che non siamo ancora riusciti ad applicare, che non riguarda solo l'usura, riguarda in generale una lotta all'impoverimento e al fatto che le persone che non hanno la possibilità di rientrare dai debiti debbano o possano pagare, avere più tempo per pagare. Però questa norma è una norma a cui oggi mancano i decreti attuativi e vi vanno fatti presto. Secondo, abbiamo istituito il fondo antiusura, l'abbiamo anche finanziato in maniera significativa, copre non soltanto le vittime di usura ma anche una serie di altre categorie. È evidente però dalle esperienze di questi anni che quel fondo è un fondo importante ma non sempre funziona. È stato usato anche dalla stessa criminalità organizzata per fare delle vere e proprie truffe. Poi c'è un tema che non funziona: il meccanismo dei mutui. È un fondo a rotazione, chi prende il contributo deve poi restituirlo con lo stesso meccanismo del mutuo. Sulla base di questo, solo il 20% mi risulta delle risorse finora elargite sono rientrate, perché c'è una difficoltà sia di tempestività a dare i soldi, sia poi appunto al rientro. Probabilmente bisogna pensare a un meccanismo diverso che metta che tuteli sia chi riceve i soldi, ma tuteli anche il fatto che i soldi vadano a buon fine. Si sta preparando una ipotesi di lavoro che prevede che quel fondo, anziché un fondo a rotazione, diventi un fondo diventi a fondo perduto, utilizzando anche le risorse del recovery, ma che comunque ci sia nel momento dell'erogazione l'affiancamento della persona che riceve i soldi con un tutor che ha le competenze per verificare, soprattutto per le imprese, che quei soldi vengano spesi e utilizzati nel migliore dei modi. Ci sono poi, e chiudo qua, una serie di misure che vanno messe in campo, che riguardano le banche. Faccio un esempio: una persona che denuncia di essere stata usurata non può trovarsi poi di fronte a una banca che lo penalizza molto nel racking, invece dovrebbe essere premiato, e quindi nell'impossibilità si trova sempre nell'impossibilità di avere prestiti dalle banche. Bisogna fare in modo che chi denuncia l'usura non venga penalizzato nei rapporti con le banche. Ecco, sono una serie di questioni che si possono mettere in campo. Stiamo valutando anche se fare una proposta di legge che tenga insieme una serie di questi interventi. Urgente, perché oggi siamo di fronte a un'emergenza, come avete detto tutti e avete detto bene, però che resti in carica, perché comunque il fenomeno dell'usura è un fenomeno che si è molto radicato, come dicevo prima, ed è forse una delle occasioni, delle attività principali della criminalità organizzata. L'inizio anche del riciclaggio
del denaro e del condizionamento sul mondo delle imprese. Io ricordo sempre che noi viviamo in una regione in cui la prima grande impresa che è stata scalata dall'Andrangheta, la famosa Fumagalli, che aveva centinaia di appalti in giro per l'Italia, in questo modo fu così penetrata dall'Andrangheta che grazie a quell'impresa si mise nelle condizioni di controllare centinaia di appalti e quindi subappalti relativi che la Fumagalli aveva, essendo una grande azienda. Ecco, questo meccanismo è un meccanismo che c'è al di là della crisi, va combattuto, e l'usura non può e non deve essere un ulteriore strumento per rafforzare la criminalità organizzata, non solo dal punto di vista economico, ma anche di penetrazione nel sistema economico. Grazie.